Molti mi conoscono come una persona che ha dedicato anni allo studio del campo energetico che si manifesta dentro casa, attraverso la simbologia e tutto quello che può essere associato a noi stessi, alla parte inconscia. E ci sono dei gesti, delle gesta che noi compiamo tutti i giorni, ma non ci rendiamo conto che quel piccolo gesto può influenzare 90 giorni della nostra vita, non sto scherzando. Tutto questo nasce dalla saggezza cinese, 5.000 anni di storia, 9.000 e secondo me anche di più in India. Parliamo del Feng Shui e parliamo del Vastu Shastra. Ovviamente tutto dopo la sigla. Nel mio sito c'è un corso, si chiama Lettura della Matrice, parte dal Feng Shui, che è questa arte brutalmente chiamata arte della disposizione dell'arredo, che invece rappresenta un qualcosa di molto simile al mondo della Kabbalah, per esempio, dove ogni componente interno alla casa rappresenta, racchiude una serie di informazioni che ci riguardano, dagli avi e via dicendo. Molti si sono stupiti perché da un quadro ho percepito quello che poteva potenzialmente accadere come fatti quotidiani nella vita di chi vi abitava, di chi vi abita. Sembra un'assurdità, però il mondo che ci gira attorno, casa in primis, automobile in primis, rappresenta noi stessi. E attraverso questo video vi voglio insegnare delle piccole chicche per far sì che qualcosa nella nostra vita fluisca meglio. È come dire, esistono due onde radio. La prima è scomoda, non mi piace, la seconda è piacevole. Noi optiamo per la seconda onda radio. Cosa fare? La prima cosa da fare è, quando entrate in casa, sappiate che non state entrando solo nella vostra casa, ma state entrando di nuovo nell'utero di vostra madre. La casa e ogni contenitore rappresenta all'interno, per esempio, la storia dei 9 mesi di gravidanza di quando eravamo feto dentro il corpo di nostra madre. 9, o chi magari nasce un po' prima o nasce un po' dopo. Ma come entrare? Anzitutto entrare con un atteggiamento diverso da quello a cui siamo magari abituati, cioè entrare in un qualcosa di sacro che la nostra casa prevede di utilizzare. Prima di tutto il piede destro. Quando entrate dentro, usate il piede destro. Poi camminate come volete. Questo gesto è l'inizio di una sacralizzazione. Io avrei intenzione di farvi più video. Avete presente quella serie dedicata al colore degli abiti da indossare in ragione della propria data di nascita? Bene, mi piacerebbe tanto fare una serie di video dedicati ai gesti, alle azioni quotidiane che noi compiamo nei vari ambienti, casa, ufficio, automobile, e ogni video dare qualche chicca. Sarete voi con i commenti che me lo dovrete far sapere, perché è da lì che è nata la serie dedicata agli abiti, grazie ai vostri commenti. Ma se io non vedo commenti, io non proseguo a fare altri video di questo genere. Altra chicca che magari già qualcuno di voi conosce. La borsa che voi utilizzate quotidianamente, che contiene il portafogli, contiene il cellulare, occhiali, tutto quello che volete, rappresenta nuovamente, perché è contenitore, l'utero di vostra madre. Ora non sto a parlare se è blu, se è gialla, se è nera, se è viola, non mi interessa. Questo video è dedicato a tutt'altro. Mai posare la borsa per terra. Soprattutto non la posate all'ingresso. Succede, uno non sa dove attaccarla, la posa a terra. Idem la spesa. Non posate le borse all'ingresso. Perché? Inconsciamente rappresenta un rifiuto nei confronti di nostra madre, dicendo io rifiuto il tuo darmi il permesso di vivere l'abbondanza. È una cosina che ha a che vedere molto con la geometria sacra. La sacralizzazione della nostra casa è uno dei fattori più importanti. Altra chicca, poi mi fermo. Quando entrate nella casa e vi dicevo con il piede destro, anche se siete mancini, vale sempre il piede destro,
cercate di onorare in un certo senso la casa perché rappresenta la storia della vostra genealogia, i vostri avi. Io ho già dedicato un video dove vi ho detto, vi ho invitato a pensare perché usiamo proprio le chi avi per entrare in una stanza, in una casa. Perché dentro la casa c'è la storia degli avi e a seconda di come noi entriamo, a seconda di come siamo vestiti, l'atteggiamento, ci sarà un sintonizzarsi su di un avo invece che un altro, su una storia genealogica invece che un'altra. Entrare benedicendo un pochino la casa sarebbe l'ideale. Entrare, se vi va, ma senza fare, senza creare delle manie, entrare in ogni stanza sempre con il piede destro. All'inizio è una cosa forzata, poi parlando del sottoscritto è una cosa automatica, io non ci penso più ed entro sempre con il piede destro. Vi voglio dare un'altra chicca, l'ultima, questa volta è l'ultima. Quando entrate in casa in gruppo, tipo voi, i vostri figli, fidanzato, le sorelle, vi dicendo, noi entriamo in modo casuale, molto spesso i bambini precedono gli adulti perché per loro è un gioco. In realtà ci sarebbe un ordine importante da rispettare, credo di averne già parlato in un video un anno fa, però lo devo ripetere visto la tipologia di video. Prima devono entrare i maschi, qui non si tratta di una politica pro maschilismo, attenzione, perché il maschio, il più anziano, attenzione, in quel momento rappresenta il saggio nei tarocchi e l'eremita, è colui che dispone di informazioni, anche se quest'uomo non è culturalmente avanti o non crede a queste cose, è una questione simbolica. Poi gli anziani successivi, cioè voglio dire quelli di età inferiore ma sempre maschi, poi devono entrare le donne sempre in ordine di età, se ci sono bambini dal maggiore al minore, altrimenti invertiamo, se entrano primi bambini stanno dicendo non preoccupatevi papà e mamma, prendiamo noi le memorie degli avi. Ora ripeto, non fate di questo una mania, però osservarle un po' di più queste cosine ci possono tornare molto utili e ve lo dice uno che le ha sfruttate circa dal 98 queste teorie, queste pratiche. Bene, fatemi sapere quindi se vi interessa, come dicono i ragazzini su YouTube, un bel like, condividete questo video e come sempre ricordo qui sopra per chi mi segue da Facebook e qui sotto da YouTube, da IGTV, da Instagram TV, non so ancora dove va, comunque ci sono due link, uno per chiedere informazioni, per avere una sessione privata con me, tra l'altro tratto anche l'argomento casa e la sua disposizione, vi dicendo ovviamente mi dovete fornire le foto, ma qui poi chi di dovere vi informerà, e l'altro link invece è il corso bello completo. Un abbraccio dal vostro FabioNezzac.net.